Buonasera, buonasera a tutti, una nuova puntata di Aria di Meta Estate. Chi vi parla questa sera è Giorgio Pagan, orfano per il momento di Enrico Michelino, non si sa dove sia finito, ma per il momento non importa perché con noi abbiamo un super ospite, abbiamo con noi un ragazzo che ha vestito la maglia azzurra, che si può considerare tuttora un azzurro, adesso magari... Adesso per il momento no perché sono infortunato. Però... Sta facendo gli scongiuri, sì, se non l'avete capito dalla voce con noi c'è Edoardo Gori. Piacere, ciao a tutti. Ciao Edoardo. Vieni più vicino al microfono, ecco, eccomi. A posto Ciro, perfetto, ci siamo, grazie al nostro regista, intanto è arrivato anche Enrico. Allora Edoardo, mediano... Buonasera a tutti, eccoci qua. Introduciamo Edoardo, per chi non lo conoscesse, dell'80, mediano 90. Del 90, scusami, sì. Ti ho dato 10 anni più di quello che hai. Mediano di Mischia del Treviso dal 2010, se non sbaglio. Lui è, esatto, è originario toscano, quindi toscano, di formazione di Prato, sì, come registicamente, esatto. Un club importantissimo, tra l'altro, i Cavalieri Prato, che si sta confermando ad altissimi livelli, magari riusciremo a parlare anche di questo. Tra i suoi grandi risultati, la convocazione nel mondiale del 2011 da parte del sudafricano Nick Mallet con la maglia azzurra, poi un infortunio recentemente, giusto? Sì, ho avuto un infortunio al ginocchio e ho fatto una piccola operazione un mesetto fa. Dalla quale ti stai riprendendo? Mi sto riprendendo molto bene, sì, dai, per settembre sono a posto. Adesso stai, non sei in vacanza, hai detto stai sudando al centro sportivo. Tutti i giorni, tutte le mattine. Cioè il centro sportivo della Benetton? Il centro sportivo della Benetton. E tutte le mattine siamo là a far palestra insieme agli infortunati che non abbiamo mai vacanze. Benissimo, quindi ti tengono sotto controllo. Sempre sotto controllo, sotto monitoraggio. Quest'estate niente spiaggia per niente Edoardo Gore. Purtroppo no. Enrico, tu come lo vedi Edoardo? Ti sembra in forma? Si sta riprendendo? Non ho avuto neanche tempo di parlare un attimo perché oggi sono arrivato in ritardo, me ne scuso. Però sì, ti vedo ben ripresa rispetto all'altra volta. Soprattutto meno alcolica mi sembra la situazione. Molto meno alcolica situazione. Oggi non hai preso niente per in settimana qua. Non bevo troppo, dai, solo il fine settimana. Perché facciamolo capire ai nostri ascoltatori, noi Edoardo Gore abbiamo avuto già l'onore di averlo ai nostri microfoni. Eravamo a Treviso, scusate, a Padova al Derby Day. Il Sananà aveva preso una di quelle che si suol dire in francese remenata da parte del Mogliano. Edoardo Gore stava festeggiando nel terzo tempo e si è concesso i nostri microfoni, soltanto che il grado etilico del soggetto era un po' elevato. Per fortuna non guidavo dopo, diciamo. Perché... Ma so anche, mi diceva De Marchi, Alberto De Marchi, che ti hanno anche abbastanza preso un po' in giro. Sono finito da tutti. Infatti volevo ringraziarvi ufficialmente per la figura che mi avete fatto fare. Quindi sei venuto qua per rimediare oggi. Sono venuto qua per rimediare e per provare a dire qualcosa di meglio, anche se conoscendomi mi sa che farò un'altra figuraccia. Però sei venuto anche con uno scopo nobile, un grande scopo che infatti ti invito ad anticipare adesso, ma che poi affronteremo nel corso della puntata. Sono venuto a parlarvi di una vetta per Gianca, che è un'iniziativa di beneficenza che stiamo organizzando con diversi ragazzi del Treviso della Nazionale per raccogliere un po' di fondi per La Colonna, che è un'associazione benefica nata ormai da diversi anni proprio per Giancarlo Volpato, che è rimasto paralizzato giocando al rugby. Per cui credo che il rugby che dà tanto a noi dovrebbe dare tanto anche a queste persone che purtroppo sono rimaste infortunate. E questa associazione, ci sarà una manifestazione tra poco? Ci sarà una manifestazione il 12 luglio a Cortina, che si chiamerà Vetta per Gianca. Tutti i fondi saranno devoluti per la ricerca scientifica, per le cellule staminali, per la nanotecnologia, per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. E l'evento sarà molto bello perché saranno delle camminate intorno a Cortina e dopo il pomeriggio una grande festa tutti insieme a bere come solito e lì non ci faremo mancare. Le modalità niente. Per partecipare quali saranno? Ci sarà la possibilità di iscriversi, è aperta a tutti, ci saranno vari tipi di camminate e c'è la possibilità di iscriversi su internet sul sito cortina.lesionespinale.org e c'è la possibilità di iscriversi. Sarà un'iscrizione di 10 euro nella quale sarà compresa una maglia, l'assicurazione e la possibilità di partecipare, insomma, e che altro? Niente, dopo una grande festa. Quindi sono invitati anche i radiocronisti sportivi? Sono invitati e dovete venire, anzi, se no vengo a menarvi. Eccola lì, te la sei chiamata. Quindi il succo è, per cercare informazioni, scrivere su Google Cortina e... Cortina.lesionispinali.org oppure su Facebook... Una vetta per Gianca, c'è il gruppo e lì c'è tutte le informazioni necessarie. Per iscriversi, ricordiamo, la data è il 12 luglio a Cortina. Quindi sarà una giornata immersa nella natura, nella bellissima conca dolomitica. Veramente. E con te, Edoardo, ritorniamo fra pochi minuti. Prima pausa con Aria di Meta Estate.
E ritorniamo dagli studi di Radio Sandonà per questo secondo intervento con Edoardo Gori, che ricordiamo mediano di mischia della Nazionale della Benetton, mediano di mischia che quest'anno ha giocato un po' meno rispetto all'anno precedente. Sì. Però rappresenti forse, anzi senza dubbio, una delle grandi speranze del rugby italiano in vista anche del mondiale dell'anno prossimo. Speriamo, speriamo, anche perché sarà l'anno prossimo un anno duro che porterà al mondiale. Dopo quest'ultimo periodo nero dovremmo darci tanto da fare. A proposito di periodo nero, che non è solo tuo dal punto di vista del ginocchio, ma anche della nazionale, come stai sentendo i tuoi colleghi dall'altra parte del mondo? Dispiace tanto. Del tutto felici. No, per niente, anzi purtroppo altre due sconfitte e si accumulano a una serie abbastanza lunga. Per noi è veramente dura, è un grande rammarico perché siamo i primi a voler vincere, a voler fare bella figura, e quando perdiamo a fare figuraccia in campo, per cui per noi è un periodo veramente molto duro, però insomma dobbiamo lavorare e continuare per tornare a vincere, e speriamo in questa prossima partita in Giappone, anche se lo dico già, sarà veramente tanto dura. Stai già mettendo le mani avanti? Sì, perché il Giappone è veramente una grande squadra, nell'ultimo anno hanno battuto Galles, Canada, Samoa, hanno battuto veramente grandi squadre e stanno andando crescendo, mentre noi sembrerebbe che stiamo andando, non voglio dire calando, ma siamo un po' nella busa, come si dice da questa parte. Chiara, già imparato il termine in veneti. Sempre andato bene, ma il toscano non mi viene ancora detto bene. Gli volevamo fare imitare il nostro premier, si è rifiutato, vuole rimanere a parlare solo di sport. Allora fagli imitare Munari, visto che ormai parla solo veneto, può parlare come... Gli abbiamo fatto una domanda che ha svicolato benissimo, ovvero non ci ha risposto. La domanda era se il grande direttore sportivo, grande perché molto famoso a livello nazionale, Vittorio Munari, sarebbe rimasto o no alla Benetton. E nessuno lo sa, in teoria no, perché Gavazzi ha affermato che non sarebbe rimasto. Gavazzi, che è il presidente federale, finale. Esatto. E c'è insomma un po' di maretta tra il loro direttore sportivo e Gavazzi, appunto il presidente federale. La federazione ha voce in capitolo su quello che succede alla Benetton, perché i fondi della federazione contano per fare la squadra della Benetton, perché sono tanti i fondi, per cui contano tanto. Certo che, lo stavo dicendo parlando così fra di noi, tanto non ci ascolta nessuno, vero Enrico, che è un po' strano che un direttore sportivo uscente faccia comunque tutta la squadra, o comunque faccia gran parte del mercato per il campionato che inizierà a settembre. Assolutamente, voi, io non lo so. Lui non sa niente, però diciamo sì, è abbastanza strano. È un po' strano, però ecco. Forse è bene così, almeno io sono contento se dovesse rimanere Vittorio Munari. Sicuramente è bene, sì, per i due sabonatesi che sono stati presi. Certo, quello sicuramente. E poi quante ne sa lui di rugby, ne sanno in pochi in Italia, per cui farebbe sempre comodo. Poi in politica io non ci voglio entrare perché sono affari loro, e sappiamo che in Italia politica in tutti gli ambiti è sempre una cosa un po' difficile da toccare, però stiamo a vedere cosa succederà. A proposito, sì, accennava velocemente Pier Giorgio prima, dei nuovi acquisti che ha la Benetton. Ci sono due sandonatesi, nessuno dei due è là per rubarti il posto. Per puoi, fortuna. Puoi per anche fortuna. Parlarne tranquillamente, come li vedi? No, sono dei bravissimi, bravissimi giocatori. Sono molto contento che siano venuti, perché già dall'anno scorso di Bacchini se ne parlava, e io sono molto amico di suo fratello, che abbiamo fatto tutte le selezioni insieme, per cui sono veramente tanto contento per lui. Stavo parlando di Enrico Bacchini, che è stato preso con il ruolo di tre quarti, sì, di centro. Sì. Mentre stavamo parlando anche di Matteo Zanusso, che invece è stato preso come avanti, come pilone, e ti chiedevamo se si è già fatto notare. Ti ho detto di no per il momento. Per il momento no, io ancora non lo conosco benissimo. Ed è una fortuna per te, lo dico. Sì. Per cui non saprei cosa dire da queste affermazioni. Spero sia un bravo ragazzo, dai. Ma sì, lo è, anzi piano. Bisogna subito dire adesso che bisogna dire che stiamo scherzando, perché sennò non possiamo più mettere piede al chioschetto. Al chioschetto, che è appunto l'attività dei fratelli Zanusso. Per riparare tutto, diciamo che come lo arano il campo i fratelli Zanusso, e a questo punto in particolare Matteo, non lo ara nessuno, giusto? Esatto. Soprattutto sui chioschetti, non si smuove neanche a pagarlo. Ma tu ci sei mai stato? No, non ci sono mai stato. Ecco, adesso ti toccherà. Beh, no, adesso, speriamo. Appena lo conosci, sai che... Anzi, lo obbligiamo a portare tutta la squadra là, scusa. Che offriamo anche un po', se no... Beh, appena arrivato deve offrire, no? Deve offrire. Almeno la prima volta. Ma la matricola gliela fate o no? Perché lui ce l'ha fatta a noi, quindi dovete fargliela certo. Anche lui. Matricola a settembre per Matteo Zanusso, fra poco di nuovo con Aria di Meta Estate. Di nuovo in onda con Aria di Meta Estate,
diamo un paio di notizie di sport che ogni tanto non fanno male. Oggi l'Italia Emergenti, che sta giocando la Tbilisi Cup in Georgia, ha colto la prima vittoria dopo la sconfitta nella giornata inaugurale. La prima vittoria, dicevamo, per 37-0 contro la Spagna. Una bella remenata, piazza. Sì, purtroppo il nostro Bacchin non ha avuto occasione di mettersi in mostra, almeno a giudicare dal tabellino che ho qui sotto gli occhi. No, non era neanche tra i convocati, mi sembra. Era in tribuna. Quindi l'hanno portato, sarà in giro per Tbilisi a spassarsela, forse, chi lo sa. Ma bellissima Tbilisi. Tbilisi dicono che sia la Parigi del Caucaso. Ecco. Quindi sei mai stato tu? No, non sono mai stato purtroppo. Però nessuna trasferta con la nazionale da quelle parti. No, da quelle posto parti più mai. Lontano dove sei andato a finire con la nazionale? In Giappone. Sì, in Giappone. Ai mondiali. In Australia no, andavo quest'anno e me la sono saltata. L'anno prossimo, dai. L'anno speriamo. Prossimo non so dove non lo fanno, però. Speriamo, magari ci vado per in vacanza. In Giappone com'è stata? Com'era? È stato bellissimo, sì. È stato il mondiale. Purtroppo siamo scesi nella Pool B, ma perché facevano un taglio di squadre, tipo all'inizio erano in 16 e dopo il mondiale diventavano 12. Noi stiamo parlando del mondialito giovanile. Sì, sì, under 20, esatto. Under 20. E il Giappone, io sono rimasto veramente affascinato, una terra fantastica, i giapponesi sono molto... E il pubblico ospitali. Com'era? C'era passione? C'era tantissima passione e sta veramente crescendo tantissimo laggiù. Dicono che stia diventando uno dei sport più importanti in Giappone, per cui... Ragazzi, anche per questo. Il messaggio che ci arriva è che non bisogna sedersi, perché il movimento in Italia si sta un po' sedendo. Si pensava negli ultimi 10 anni, penso dopo il 2000, sostanzialmente dopo le 6 nazioni, che avessimo preso la strada buona, ma in realtà ci sono delle potenze rugbistiche che stanno emergendo, certo. Prepotentemente il Giappone, appunto, in Asia, si parlava in Europa della Russia, la Romania, quando inizieranno ad avere un po' più di fondi, inizierà a diventare un vero pericolo per noi. La Georgia è montante e Enrico, il tuo vecchio incubo, ovvero la Germania, quando i tedeschi si metteranno a giocare a rugby sarà finita per tutti. Sì, sì, ma là forse ci vorranno almeno altri 20 anni. È la nazione in cui c'è più incremento, perché erano in 10 prima, adesso saranno in 200, per cui ma uno sono venuto a prenderlo anche se non ha, sai, i tedeschi. Sì, ma c'era un apparato molto forte. Stavo parlando di Pilla. Sì. Di Pilla viene a Sandonà, no? No, allora. Quello di Prato. No, Pilla è un giocatore del Sandonà che è andato a giocare con la Germania. Con la Germania, ecco. Invece a Prato c'era Van Bronckhorst, che era veramente molto forte. Che però è proprio tedesco. Tedesco, che giocava centro e... Beh, un giocatore di grande qualità. Ma questo Van mi sa un po' di olandese, che abbiano rubato anche gli olandesi? Probabile, sì. Vabbè, comunque stiamo facendo proprio illazioni. Parliamo invece di sport. Sono curioso, voglio chiedere una cosa a Edoardo. Lui è pratese. E lì si gioca il Pallagrossa, giusto? La Pallagrossa, che sarà a settembre, che è una specie di rugby, diciamo, cioè la palla, una palla da basket, diciamo, che viene spostata con le mani e passata in un campo di arena, molto, come si può dire, folcloristica, perché... Ma non è che ve le date dall'inizio alla fine? Se le danno dall'inizio alla fine, ma nella Pallagrossa, che è un po' diversa dal calcio storico, che è quello fiorentino, sono regole molto più severe, è difficile menarsi. Cioè, non è una mischia, no? Non è una mischia enorme. No, perché il calcio fiorentino, purtroppo, quando lo vedo alla TV, è una grande rissa, che perde un po' di interesse dopo un po'. Sì, sì, meno. Di solito tirano anche fuori il pallone dall'arena e iniziano a picchiarsi, solo per il gusto di picchiarsi. La Pallagrossa è un po' più sportivo. La Pallagrossa è più sportivo, è rinato da qualche anno, hanno deciso di mettere regole molto più severe. C'è un bel gioco e sta diventando molto seguito a Prato. Quindi in gita a Prato a settembre. A settembre, sì, sì, a Prato vanno di fino, invece a Firenze si menano duro. Si menano duro, sì. E poi tanti ex galeotti che giocano. Quindi, e poi il problema non è che... La vita ideale per noi. Sì, non è solo il conflitto in campo, ma fuori si trovano per menarci. Quindi in campo è solo la punta dell'iceberg. Sì. E tu quello. Dicevi che invece con la Pallagrossa a Prato vorresti giocare un giorno. Sarebbe bello giocare un giorno, sì. Quest'anno no, Quest'anno purtroppo... Altrimenti Murari mi stronca. O mi stronco io, perché leggerino come sono, faccio sempre fatica. Beh, leggerino, insomma, di cosa stiamo parlando? Qua ci siamo almeno 20, 90 kg? No, 86. 86. Sono andato un po' corto. Sono corto. Che comunque per un mediano di mischia è. Sono giusti. È che quando trovi un pilone di 120, poi la senti la differenza. Ah, beh, là è dura. Però sì. Vabbè, sì, no, tu hai la velocità. La velocità, infatti. La velocità e gioco alla mano. L'importante non essere mai in difesa uno contro uno davanti, che o ti scansi o ti rompi qualcosa. Quindi il gioco è liberare la palla prima di essere preso. Essere preso e cercare di scansarsi in difesa. Quindi queste sono le regole di un mediano di mischia. Tra poco l'ultima parte con Aria di Meta, adesso la pausa pubblicitaria.
Pier, ti vedo che stai guardando l'iPad, stai guardando i mondiali di calcio, lo stai guardando? Allora, volevo dare un po' di informazione di servizio ai nostri ascoltatori. Chi non sta seguendo su Rai 1 la diretta del... No, è su Rai 1. Su Radio Rai 1, naturalmente. Okay. E la diretta di Australia, Nuova Zelanda. Paesi Bassi. Esatto, scusate. E vediamo un'Olanda che ha rimontato dopo essere stata passata in vantaggio. Essere andata in svantaggio, adesso sta vincendo quando la partita è praticamente finita per risultato di 2-3, quindi 3 gol per l'Olanda che si sta confermando ai massimi livelli in questo mondiale, con un'Australia che tuttavia è una buona formazione perché era appunto andata in vantaggio sul 2-1 contro l'Olanda, quindi 3-2 per l'Olanda. Mentre ricordiamo anche così, visto che è l'ultimo intervento, che alle 18 si giocherà, di venerdì si giocherà Italia-Costa Rica. In confusione totale, Piero. No, alle 18 l'Italia sta andando in confusione. Io volevo chiedere a Gori se la guarderà. Probabilmente sì, no, sicuramente. Perché lui è una di quelle persone che il calcio non lo guarda tanto, ci confessava. No, prima. Non tantissimo, non è che mi appassioni molto, mi sembra abbastanza noioso, dire la verità. Però le grandi partite. Sai che se parli con i calciatori ti dicono che il rugby è noioso perché è sempre fermo. Eh sì, infatti, sono punti di vista. Come in tutto, tutto è relativo, diciamo. Però l'Italia guardo sempre volentieri, e soprattutto durante i mondiali, che dà sempre qualcosa di emozionante. E invece la nazionale, dopo essere stata sconfitta dalle Samoa, sarà col Giappone di rugby, esatto, cioè i compagni di Gori. Sarà invece sabato mattina alle 7, crediamo. Anche sì. Se non ho visto conferma qui, sto cercando sull'iPad dappertutto. Comunque dovrebbe essere alle 7 di mattina, dovrebbe e quella, essere 7 di mattina. Quella te la guarderai. Quella me la guarderò sicuramente. E farò il direttone. Quindi Italia, diciamo Italia. Però, Edoardo, che attualmente, se dovessimo dare delle percentuali, l'Italia ha le possibilità di vittoria intorno al 20%, almeno dal mio punto di vista. No, io darei un po' di più, di sicuramente, più? Sì. Io darei un 55-45, insomma. Ah, sei così vicino? Sì, certo. Secondo me invece fuori casa contro il Giappone è molto difficile, anche perché il Giappone è molto difficile, però ho sentito un po' i ragazzi, sono veramente molto carichi. Speriamo che riescano a dare il meglio in questa partita. Certamente sarebbe un ottimo colpo riuscire a battere il Giappone. No, sarebbe un grandissimo colpo. Magari per qualcuno che non conosce bene il rugby, dire sì, in Giappone sono facili. Non sono per niente facili. Però possiamo riuscire a farcela se ci va bene, ci vanno bene un po' di cose. Secondo me il movimento italiano dovrebbe prendere molto esempio da quello giapponese. Sicuramente. Hanno un campionato che lo stanno rilanciando molto. I giapponesi con molti soldi. Come in tutto sono lungimiranti, pensano al futuro, loro stanno progettando il mondiale 2019 che faranno in Giappone e sono sicuro che arriveranno con una squadra di altissimo livello, perché quando decidono di investire in qualcosa lo fanno nel modo giusto. Capito Pier, dovremmo fare così anche noi, o ospitare un mondiale come Italia per rinunciare la nazionale, oppure avere una lungimiranza di movimento maggiore. Enrico, in Italia, sì, in Italia a partire dagli anni 2000, scusami, volevo dire, ne abbiamo già parlato tante volte in quest'anno, la scelta strategica è stata investire sulla nazionale, investire sulla Celtic League, ce ne scusi Gori, e lasciare andare a se stesso il campionato nazionale. Sicuramente è importante investire su un campionato di eccellenza così, però come dici te è molto più importante anche investire sulla base, perché senza base vai da poche parti. Tu segui il campionato di eccellenza, l'hai seguito quest'anno un po'? L'ho seguito un po', sinceramente non molto, in realtà, però un po' l'ho seguito. E adesso ti lancio una provocazione finale. Cosa ne pensi di Gavazzi nel box del Calvisano durante la finale? Secondo me non so se sia molto giusto, sinceramente, perché se sei presidente federale dovresti mantenere un po' di distacco rispetto al club. Però come tutti sappiamo è anche l'ex presidente Calvisano, per cui è normale avere un po' di... Al cuore non si comanda, basterebbe fare il tifo dalla tribuna comunque. Esatto, hai visto che diplomatico è stato Gori. No, ha detto in realtà diplomatico, sì, comunque ha detto quello che pensava, non si è risparmiato. E adesso tuttavia devo dire anche la mia, posso dirla, non è... Queste polemiche non sono completamente rugbistiche, perché alla fine la partita si è giocata in campo. La partita si è giocata in campo. Quello che è successo in tribuna. Calvisano dimostra di essere una squadra fortissima tutto l'anno, per cui sì, non c'entra niente questo. Non è stato bello quello che è successo in tribuna, ma non ha influito, secondo me, su quello che poi è successo in campo, che è la cosa che conta veramente. Sì, sicuramente. In conclusione di trasmissione, Edoardo, ti volevamo dare la possibilità, anzi, anche per noi, così, anzi, soprattutto per me, così me lo ricordo. Perché dovrei venire, perché ti venga a spezzare le gambe, se no. Esatto. E quindi ricordo a tutti cosa succede il 12 luglio a Cortina. Ci sarà un evento di beneficenza organizzato da diversi ragazzi della Benetton Treviso e della Nazionale per raccogliere fondi per Giancarlo Volpato. E per iscriversi andate sul sito cortina.legionispinale.org oppure su il gruppo di Facebook Una Vetta per Gianca, dove c'è scritto tutto e avete la possibilità di trovare tutte le informazioni.
tutti invitati, invitati anche tutti i registi, invitati, che sanno... sì, perché i percorsi sono andati anche a persone un po' in forma come voi. Attenzione, perché ci sono. Adesso taglia subito. Sono vari tipi di percorsi, per cui. Naturalmente, no. Si sta parlando di Ciro Custolin e di Alberto Maschio, che partirà tra poco con la sua trasmissione. Che sta già, infatti, guarda come sta fremendo. E quindi, lanciando la trasmissione di Alberto Maschio, salutiamo Edoardo Gori. Ciao a tutti. Diamo la possibilità di fare un saluto a qualcuno. Alla, ciao a tutti, alla ragazzi. Alla dolce metà, non vuoi salutare? Sì, un bacione. Un bacione alla dolce metà di Edoardo Gori. Alla prossima settimana, con l'aria di merda estate.